tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Evasione fiscale, arrestato un imprenditore cinese di Sant'Ippolito, ha sottratto allo Stato più di 1,5 milioni di euro. Vertenza Azimut Benetti, lavoratori ancora in sciopero, oggi i sindacati a colloquio con l'azienda. Trasporti regionali, da oggi altri 2 treni per i pendolari tra Ancona e Pesaro. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. La cronaca subito ci porta all'arresto di un uomo di nazionalità cinese, da 10 anni però in Italia e più precisamente a Sant'Ippolito, che ha evaso il fisco e ha sottratto allo Stato più di 1,5 milioni di euro. Sa tutto Lino Balestra. Allora, vi abbiamo... 1,6 milioni euro. A tanto ammonta l'imposta evasa da un imprenditore cinese di Sant'Ippolito nel settore del tessile e abbigliamento, arrestato per associazione a delinquere ieri mattina dalla Guardia di Finanza di Urbino. Casa e bottega tutto nello stesso posto per Yu Wei Yang, ma tutti noto come Mario, 43 anni, da oltre 20 in Italia e da 10 a Sant'Ippolito, dove assieme alla moglie e al fratello dal 2006 ha praticato un complesso sistema di evasione fiscale conosciuto come apri e chiudi. Il giochino è semplice, si apre un'attività individuale, formalmente intestata ad un prestanome, si tiene in piedi per 2 o 3 anni, non si versa una lira nelle casse dello Stato e poi si chiude. Il prestanome sparisce e così si sfugge alla legge. Questo schema di evasione il Mario cinese l'ha praticato per ben 7 volte e per il quale, oltre a lui, sono indagate altre 10 persone. La Guardia di Finanza di Urbino, nella casa azienda di Sant'Ippolito, ha messo i sigilli per intanto ai macchinari utilizzati, sequestrato 3 auto di grossa cilindrata, oltre a depositi bancari e crediti societari, fino al raggiungimento della somma evasa, 1,6 milioni euro. Un'operazione scaturita internamente alle Fiamme Gialle da controlli di banche dati e verifiche fiscali, che lancia però un segnale ben chiaro a tutti gli imprenditori sani, che con grandi sacrifici portano avanti le loro aziende e lottano contro la concorrenza sleale. Questa è un'azione di contrasto che poniamo in essere al fine di tutelare l'imprenditoria sana, di colpire l'economia illegale e sommersa e porre fine a fenomenologie illecite come quelle scoperte e bloccate con questa, fermate con questa operazione. Questa è una risposta concreta alle domande, alle attese che gli imprenditori sani ripongono nel nostro lavoro. Quindi con la conclusione di questa indagine abbiamo dato segno di una concreta azione svolta a loro tutela. E sequestro record di marijuana per un valore sul mercato di oltre 3 milioni di euro, lo ha effettuato la Guardia di Finanza di Ancona, che ha sequestrato, dopo aver controllato un autocarro con targa bulgara proveniente dalla Grecia, condotto da un autista spagnolo che trasportava cibo per cani in Germania, ha scoperto oltre 300 kg di sostanza stupefacente. Tutta questa sostanza suddivisa in 300 involucri nascosti in un cassone del camion, sotto i sacchi di croccantini e cosparsi di candeggina per ingannare il fiuto dei cani antidroga. Il camionista è stato arrestato e portato nel carcere di Montacuto, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. Prosegue lo stato di agitazione degli operai di Azimut Benetti. Intanto si è appreso che il 27 luglio prossimo a Roma ci sarà un incontro nella sede del Ministero per lo Sviluppo Economico, ma la novità di oggi pomeriggio è senza dubbio quella che l'azienda che produce yacht di lusso ha annunciato di aver firmato un accordo con un'altra azienda, la Carbon Line SRL,
per la cessione di un ramo d'azienda. Accordo che è stato illustrato alle parti sindacali proprio nell'incontro di oggi, ma di questo ne parleremo tra poco. Hanno scioperato, hanno manifestato, hanno marciato per strada, poi sono andati sotto il comune per sensibilizzare il sindaco e scioperano ad oltranza per un'ora al giorno e fanno di tutto per far sentire il loro grido di dolore, ma anche di speranza. I lavoratori dell'Azimut Benetti non accettano di dover essere ceduti a un'azienda terzista che già lavora per conto dell'azienda stessa. Sono decisi ed agguerriti, come lo sono i sindacati che li assistono in questa battaglia, anche oggi, dalle prime ore della mattina, davanti alla sede, bandiera in mano e megafono, in attesa di un incontro, previsto per le ore 12, con i responsabili dell'azienda per comunicazioni e della dirigenza, in vista del tavolo di trattative aperto col Ministero, previsto a Roma per il 27 di luglio. Diciamo che l'appuntamento al Ministero, credo che, insomma, e in questi tempi così celeri, credo che ci abbia dato una bella mano. E dall'altra parte comunque l'incontro di oggi, visto che ci hanno già anticipato che ci saranno delle risposte, bene, intanto sarebbe qualcosa. Al Ministero naturalmente è un tavolo di trattativa nel quale, in base a quello che ci diranno sul futuro, quindi le prospettive di questo cantiere su Fano, e noi staremo lì a trattare. Certo che il tavolo lo vogliamo aperto, comunque speriamo fosse vero che il 27 riusciamo a chiudere il tavolo delle trattative con il rientro quindi del lavoro su Fano e il mantenimento dei posti di lavoro. Diversamente il tavolo delle trattative è aperto per trovare soluzione. Oggi l'azienda ci ha dato questo appuntamento rinviando anche una precedente data, dicendo che le decisioni non erano ancora state prese o determinate nella loro particolarità. A questo punto oggi pretendiamo che queste risposte vengano date. Valuteremo assieme ai lavoratori il comportamento dell'azienda. Sappiamo che se c'è bisogno dovremo attivarci anche per altre iniziative di lotta. Sappiamo che c'è un passaggio importante la prossima settimana al Ministero dello Sviluppo Economico. Finché non arriveremo ad risposte soddisfacenti continueremo questo stato d'agitazione. E come dicevo, la proprietà, l'Azimut Benetti, ha annunciato nel pomeriggio di aver trovato un accordo con un'altra azienda, la Carbon Line SRL, per che cosa? Per la cessione del ramo di azienda. E allora, per capire un attimo che cosa ne pensano i sindacati, la Carbon Line, allora sentiamo subito il sindacalista Francesco D'Antonio, che dovrebbe essere collegato al telefono con noi. Buonasera D'Antonio. Sì, buonasera. Allora, come avete appreso e che giudizio date a questa notizia dell'accordo? Allora, abbiamo appreso durante l'incontro in maniera, diciamo, tra parentesi, informale, se vogliamo dire, perché comunque la comunicazione ufficiale ci è arrivata via PEC, con raccomandata via PEC poco fa, dove insomma hanno aperto la procedura per il trasferimento di ramo d'azienda. Le nostre perplessità rimangono tutte, e più che perplessità le nostre preoccupazioni e il nostro disaccordo completo verso questa soluzione che ha insomma trovato l'azienda, che tra l'altro era una cosa già ventilata da circa un mese e mezzo, che avevano intenzione proprio di trasferire i lavoratori in toto dall'azienda Benetti in forza alla Carbon Line. Un'operazione che non dà, a nostro parere, le garanzie necessarie per mantenere l'occupazione nel breve e medio periodo. Quindi, perché comunque Carbon Line è un'azienda insomma terzista, non ha un prodotto proprio, e quindi lì nasce il dubbio: come fa Carbon Line a mantenere 80 persone, 88 persone in forza e assumendo 80, che già tiene, più assumendo ulteriori 88 persone? Il lavoro chi glielo dà Benetti, perché da qualche cosa che è trapelata, no? Anche durante l'incontro che oggi pomeriggio, insomma, questo è quello che dice, che il lavoro invece di farlo direttamente la Benetti lo passa alla Carbon Line, quindi non parliamo a questo punto. Ok, quindi sì. Diciamo che le garanzie ad Antonio non ci sono, potrebbe essere semplicemente un'anticamera della chiusura, un modo soltanto per allungare un po' l'agonia, ma più o meno, ecco. Continuerete dunque nell'azione di protesta, di lotta? Sì, lo continueremo indubbiamente, perché questa
soluzione non ci convince, non è la soluzione, e quello che non siamo entrati nel merito della discussione specifica al tavolo, ma abbiamo rimandato tutto al 27, perché ricordiamo insomma che il 27 siamo stati convocati su nostra richiesta, quindi sì, l'abbiamo già ricordato questo appuntamento del 27 di luglio. Bene, allora rimaniamo come sempre sul pezzo e cercherete, ci darete poi informazioni sugli sviluppi. Va bene? Ovviamente, grazie. In bocca al lupo allora, grazie. Grazie, credo in lupo. Sono da oggi in circolazione sulle linee regionali altri due treni, si chiamano JETS, che portano così a 6 il numero complessivo dei nuovi elettrotreni di ultima generazione. Li vedete in queste immagini, elettrotreni che sono in servizio sulla tratta Ancona San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno, e sulla tratta Ancona Fabriano e sulla Ancona Pesaro. Grazie a queste ultime consegne diventano 50 i collegamenti effettuati ogni giorno nelle Marche, appunto, con i JETS. Strane presenze nei palazzi della città di Fano. Verità o fantasia? Una camminata particolare. Innanzitutto, insomma, spieghiamo perché da paura. È una camminata da paura proprio alla Fanese. È da paura perché? Perché parla di fantasmi, parla di angeli e parla di segretari dei vescovi alchimisti. Questa è, se non c'è la paura, ma soprattutto ci sono tre storie di fantasmi, ragazzi, che fanno accapponare la pelle. Ho paura da per me solo, raccontala. Il Teatro della Fortuna però sarà anche il punto di partenza di questa camminata. Come si svilupperà? La camminata inizia dal Teatro della Fortuna, poi entreremo dentro la Pinacoteca Civica. Dentro la Pinacoteca c'è un angelo custode che ha, non tanto il dipinto, non voglio fare il professore di storia dell'arte, ma proprio la tela ha una storia straordinaria legata a un circolo letterario americano che si chiama Circolo Letterario Fano, e poi vi dirò il perché. Poi andremo dentro il comune, quanta gente è entrata dentro il comune, entra tutti i giorni dentro il comune di Fano, ma il comune di Fano era un convento immenso, il convento dei francescani di San Francesco. Accanto c'è la chiesa senza cupola, senza tetto, perché nel 1930 con il terremoto cadde, e quella è la chiesa di San Francesco, e all'interno anche lì c'è una presenza. Questa volta è uno solo, e che si aggira per i corridoi del comune di Fano, e io vi racconterò chi è quella presenza e perché sta lì. Nittut in Scirisciola, vestitevi leggeri, perché il 28 di lui sarà caldo un bel po', e Marc Mand portav qualcosa, perché magari ci sarà anche i brividi de fred, e non si sa mai. E guai chi si mette a ridere. Un nuovo modo invece di scoprire i borghi dell'entroterra della provincia di Pesaro e Urbino attraverso la degustazione di piatti che caratterizzano il territorio è quello che è successo mercoledì sera a Monbaroccio. I sapori del borgo, organizzato dalla Confcommercio di Pesaro Urbino per la prima volta nel borgo di Monbaroccio, si è rivelato un successo inaspettato. Circa 200 persone, tra cui molti turisti e stranieri, sono giunti nel piccolo paese dell'entroterra per assaporare i piatti preparati con grande maestria dai ristoratori e produttori locali che hanno aderito a questa iniziativa. Soddisfatti il direttore della Confcommercio di Pesaro Urbino, Merigo Varotti, e il presidente della Proloco, Damiano Bartocetti. Domani sera all'Arena BCC di Fano invece c'è, come sempre, la commedia, la comicità, questa volta di una compagnia che si chiama Farò Follie, che presenterà una serie di esilaranti sketch. Allora, la compagnia Farò Follie porta comicità, cabaret a tutto andare. Sì, noi siamo esattamente una compagnia che ci chiamiamo, sì, Farò Follie, guardate questo qua, quindi non ci si sbaglia sicuro, e abbiamo degli sketch di cabaret comici dal titolo Mea Rid,
Merida e portiamo esattamente un po' di comicità di cabaret alla manifestazione qui a Tre Ponti il 22 di luglio, venerdì, perché sono posizionati non il lunedì come le commedie, ma siamo esattamente un sui generis, sì, proprio quello lì. Ecco, quindi faremo questo spettacolo di un paio d'ore di risate, sketch di cabaret, che abbiamo rappresentato in parte anche al Teatro Rossini quest'inverno, il 13-14 febbraio a Pesaro, esattamente. Quindi venite tranquillamente, perché la risata è l'unica medicina che non ha controindicazioni. Siamo d'accordo? Ed è gratuita. È gratuita, gratuita. Sì, sì. Vero, poi... vero. Sì, vero. Tant'è che noi ci chiamiamo Meharid. Sembra una medicina, ma è la medicina vera, quella che fa star bene, quella che ti fa divertire come un matto. E domani sera prende il via l'edizione 2016 di Fano Jazz by the Sea. Come annunciato da tempo, ospite dell'anteprima in piazza 20 settembre sarà la celebre cantante israeliana Noah, che si esibirà dopo oltre 15 anni dal suo precedente concerto a Fano, per eseguire brani del recente album, oltre ai classici del suo repertorio. Inizio del concerto alle 21.15. Dopo di noi c'è una bella sfilata di moda, Notte in Moda, che è stato registrato qualche giorno fa al Lido di Fano. L'informazione finisce qui, grazie per aver seguito Occhio alla Notizia. Buona serata a tutti.